Anna, che non è ancora passata. Questo è per te. Napoletano doc, Carlo Bucci Rosso comincia la sua carriera giovanissimo grazie al teatro e alla sua passione per Eduardo De Filippo. 30 anni di successi tra cinema e TV che gli hanno regalato diversi premi e riconoscimenti e la partecipazione alla Grande Bellezza, capolavoro da Oscar di Paolo Sorrentino. Amato dal pubblico per i suoi ruoli brillanti in coppia con Vincenzo Salemme, tu ma vuoi bene? Assai, lo bene, non poco. Nel corso della carriera ha dimostrato la sua grande versatilità anche come attore drammatico e impegnato. Reduce dal grande successo della fiction Imma Tataranni, sostituto procuratore, Carlo Bucci Rosso si prepara ad affrontare il nuovo anno con un po' di sana ironia, che in fondo non guasta mai. Ti imbarazza a guardarti perché ti vedevo con una faccia tesa. Avevi paura che dicessimo qualcosa di non vero? Eri teso nel guardarti? No, vabbè, non... Non ti piace? Non mi esalta guardarmi, però... Poi passo da una cosa bella a una cosa che mi piace di meno, a una cosa che non ricordavo, qualche immagine un po' più così, un po' più tenera, che mi dispiace vedere, poi insomma altre cose. No, ho visto il mio cane in televisione, quindi, che non c'è più, e quindi... Va bene, no, figurati. Questa cassettiera è piena di oggetti per te e partiamo dal primo. Ed è qualcosa che un po' abbiamo visto in televisione, non era proprio la stessa, devo dire. Beh. E l'abbiamo vista col tuo grande amico, Salemme. Neanche si apre, guarda. Devo aprirla? Se tu l'apri parte subito un filmato. Oh, incredibile. Sembra stare alla Rai, qua che è? David, parti tu col filmato. Perché non si apre. Ecco. E allora, prima di tutto, pensiamo a Coco Bill. Però, e chi è questo? Il cagnolino Coco Bill. E dove sta? Qua dentro? Sì. Ma è vivo? E te portavi il cadavere del cane. Te lo faccio vedere? No, prenderete. Perché hai paura? Che fa zomba, no? E Tandil. Beh, quando sono Tandil sono disgraziata, sti cani. E voilà. Com'è bellino. Ti piace? Guardi com'è bellino. Oh. Che perché gioco con le biglie di vetro? Ma quali biglie? Che ti sei magna, Roberto? Ma non sono biglie di vetro, quelle cose con i capillari rossi. Sono gli occhi. Sono gli occhi? Sì. Sono grossi. Enormi. E tutto occhio, sto cane. Guarda quanto è carino, Coco Bill, mostra i canini a zio Michele, fai vedere. Hai fatto pure i cuccioli, Robè? I canini, i dentini. Hai capito, i cagnolini, scusami. E che c'hai, i cuccioli, dove li metteva? Fai vedere, guarda come che bei denti. Sorride, va? Ignaro. Guarda. No, non è che sorride, c'ha una paresi alla mandibola. C'ha 63 denti. 63? Sì, solo che ce ne ha 51 sotto. E 12 sopra. La bocca, infatti, per dargli da mangiare dobbiamo buttarglielo da sopra. Meno male che non li teneva sopra, sennò c'aveva a buttare sotto, ripeto. Tanto non c'è niente. Non c'è il Coco Bill. Non c'è, non come io. Non c'era lì dentro. No. Non c'era, ma non c'è mai stato. Non c'è mai stato. Ma no, ma anche questa cosa dei denti fu una cosa ovviamente detta al momento, quella dei denti sopra, disse Vincenzo, sotto io dissi sopra. Erano due battute che non erano a copione, ovviamente. E sono quelle più belle? Beh, sono le migliori. Poi, quando vai a ripetere, non sono come la prima volta. Come la Senti, freschezza. Ma, no? Vincenzo, quando vi siete incontrati, tu e Salemme? Ma prima che facessimo questo mestiere. Cioè, lui... Io avevo finito... Cioè, continuavo gli studi e... Studi in cosa? Giurisprudenza. Giurisprudenza. Vincenzo, invece, aveva già... Chiaro. Deciso, chiaro, il suo progetto di fare teatro e quindi già stava per... E invece poi a una festa ci incontrammo, insomma, quindi amicizie in comuni. Ma non, ancora lui non faceva l'attore, neanche io, per niente. Poi lui lo ha fatto, ha cominciato seriamente e poi ci siamo ritrovati in un importantissimo appuntamento nel 77, credo, con una ballata a morte di un capitano del popolo che era al San Ferdinando, poi il teatro di Eduardo vero, e lì facevamo uno spettacolo importantissimo con Tato Russo. Quello è stato l'inizio proprio ufficiale. Ma giurisprudenza, era più facile fare un esame o andare in scena? Per me forse fare più giurisprudenza è stato. Perché ti sei laureato? No, non mi sono laureato, pensa, è incredibile, solo per la laurea e un esame. Non ci credo. Sì, è una cosa... Ma come, Carlo? Sì, è una cosa strana. Perché facevo... Che esame ti manca? Perché c'è qualcuno che mi... Ti possiamo dare una mano? Non lo so. No, ma non è quello. È che purtroppo
facevo gli studi, cioè continuavo gli studi facendo già teatro e quindi non riuscivo a conciliare bene le cose. Certo, cioè, sono arrivato così, no? Anche per far, dare soddisfazione ai genitori, e mancava il più difficile, cioè procedura civile, che non è uno scherzo, non è un complementare, è l'esame fondamentale. Sì, vabbè, ma anche gli altri non sono uno scherzo, quindi... Però poi alla fine sono arrivato a fare procedura civile quando avevo deciso di fare teatro. E quindi praticamente, perché all'inizio teatro non era facile per me farlo. Quindi perciò ti ho detto che era più facile. Non era facile, forse qualcosa so. Che sai? Perché c'è un bicchiere d'acqua. E che cos'è? E c'è... C'è biondo, che cos'è? Qualcosa che ti fa passare, non so, problemi di digestione? No. Problemi di testa? Influenza? Di testa sì, non sta tanto bene. Perché? No, aspetta, non ho capito dove vuoi arrivare. Teatro non era tanto facile. No. Mi sei messa a giocare a Sudoku. Allora, quindi, io tiro fuori un bicchiere d'acqua. Sì. Metto una medicina. Con un poco... No, no, scusa. Però è la pillola, va giù, la pillola. E qua capirai. Facciamo pubblicità a altri spettacoli. Basta, 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 solo al suo. Perché bravissimo a teatro, ma non era facile. No. Stavi male. Ho capito dove vuoi arrivare. Vabbè, sì, è vero. Sì, la realtà è che all'inizio io veramente ero indeciso, perché andai in scena proprio con questo spettacolo di Tato Russo. Facevo quattro personaggi, interpretavo. Un po' un fatto di risparmio della produzione, perché erano troppi. Cioè non di bravura. Troppi, ma anche Vincenzo ne faceva tre, mi pare. E praticamente io uscivo alla fine dello spettacolo, ma già dietro le quinte, stremato, con un mal di testa micidiale. E fu l'impatto col teatro. Fu cioè quello... tu andavi in scena, avevi mal di testa, ma prima o durante? No, durante avevo una paura proprio enorme di sbagliare. Cioè la sensibilità, la paura di sbagliare, che poi non va bene col teatro, perché l'emozione è una cosa... E la paura è un'altra, ovviamente. E quindi mi veniva già in scena un mal di testa micidiale, una specie di emicrania vasomotoria, fu definita. Per cui... Ti finiva appena finito lo spettacolo? No, mi continuava per tutta la sera, tachicardia. Era un... Beh, un incubo. Beh, un incubo il teatro, però avevo una voglia di farlo e una paura, però erano... Le due cose non si conciliavano, l'amore, la passione, però la paura di sbagliare. E invece poi mano a mano, devo dire... un'autoterapia, cioè nel senso un'autoconvinzione. Beh, anche perché eri bravo, Carlo. Sì, ma lo dicevano. E te lo dicevano, sei bravo, non mollare. Sì, e quindi se qualcuno mi avesse detto, guarda, non da retta, cambia mestiere, perché effettivamente... Procedura civile la procedura civile l'avrei fatta. Ecco, era fatta praticamente. Scusa, ma visto che dopo questa bella cassettiera tu andrai a teatro, perché lui in scena alla Sala Umberto, tra l'altro fino al 19... gennaio con la rottamazione di Un italiano per bene. Il mal di testa c'è? Oppure adesso è tutto superato? Ma no, c'è l'emozione sana. Basta. È bellissimo, l'emozione può magari durasse per tutto, ma c'è sempre più o meno. Perché poi lo spettacolo va rinverdito, bisogna tenersi sempre, sempre vivi, cambiare delle cose. Non è sempre la prima, ovviamente, la prima è un'altra cosa. La seconda, la terza e così via. Si dice che la seconda c'è un calo di tensione. La senti? La seconda sì, perché hai fatto la prima, hai raggiunto l'obiettivo, ne esci stremato, alla seconda c'è un attimo un calo, quindi bisogna stare attenti. E poi dalla terza in poi c'è una sana emozione che non deve mai diventare poi, come devo dire, meccanizzazione del personaggio, quotidianità e, come ti dico, abitudine, quello che succede. E questo spettacolo cosa succede? Ma succede un po' di tutto, perché come vedete è un uomo... affetto da una gravissima forma di esaurimento nervoso. Ah bene, sei bello comodo a letto, noto. C'hai una bella vestaglia, no? Che mi ha ricordato un po' Lorenzo Farina. La vestaglia mi ha ricordato Baby George, sì, no? Che, con che la vestaglia Obama. Celeste, lui invece ce l'ha rosa e l'età è un po' diversa. Che rosa? È rossa, scusa, rossa. Sì, quindi rossa. Diversi solo per la vestaglia, insomma. Per il resto uguale, no? Baby George accoglieva Obama con questa vestaglia celeste. Ecco, tu chi accogli bellissimo nello spettacolo? Non c'è Obama? No, io non accolgo Obama, purtroppo sono tenuto ad accogliere i postini che mi portano quotidianamente le cartelle dell'Equitalia. Baby George apprezzerebbe molto. Scusate, ho fatto un lapsus, perché l'Equitalia, ringraziando Dio, non c'è più, però l'hanno sostituito con l'Agenzia delle Entrate, che è già...
Quindi voglio dire, hashtag vieni da me, commentate l'intervista di Carlo Bucci Rosso. E quindi ti arrivano queste cartelle dell'Agenzia delle Entrate. Questo non ce la fa più, perché è un ristorante che sta crollando, è in amministrazione controllata. Quindi è una tragedia vera, è la storia di tanti italiani, di tante aziende, di tante famiglie che non ce la fanno più. E lui ha deciso di mettersi a letto e di fare causa allo Stato per istigazione al suicidio, perché lo ha già tentato, e dice che la colpa di tutto questo è lo Stato, perché c'è questa oppressione fiscale, ed ha ragione, è un po' il pensiero mio, cioè che lo Stato in certe situazioni non aiuta il cittadino che è in difficoltà, ma ne approfitta, e in sostanza... Cioè, al di là di quelli che sono i numeri, le leggi, no? Un computer ti indica un cittadino che ha fatto un errore, una marachella, un'ingiustizia, un'evasione piccola, no? Al di là di quelli che sono i numeri, dovrebbe esistere il buon senso, che è un'altra cosa, non è una legge. Il buon senso sta qua, sta qui, e dovrebbe stare nella testa di chi ci governa. E bisognerebbe andare a guardare i singoli casi e non approfittare, diciamo così, all'oscuro, al buio. Bisognerebbe andare a indagare e vedere. Quindi prima di pignorare una casa o un ristorante o di mettere in amministrazione controllata, di andare a avere la storia e vedere se c'è la possibilità di ritirarla su. Ecco, questo è quello che io penso. Ti salvi in questo spettacolo? Insomma, è un po' aperto il finale. Non lo posso svelare perché c'è un finale abbastanza a sorpresa. Dal punto di vista anche scenografico, oltre che drammaturgico. Allora, tu fino al 19 sei alla Sala Umberto, poi dopo continui con la tournée teatrale, sì, fino ad aprile, quindi sei bello, sì, impegnato. Fino a tutto aprile, sì, andiamo anche a Palermo. E ho detto, vabbè, lunedì l'Epifania, lui è libero, invece no, allo spettacolo anche alle 17. Carlo Bucci Rosso, un super anno per te, ti abbiamo visto spesso su Rai 1, grazie alla fiction Imma Tataranni, dove tu sei proprio il capo di Imma Tataranni. Sì. E qui, certo che qui sei un po' pesante con lei. Sì. Carlo, mamma mia, mamma mia. E mi rimetto nella volontà di Dio. Scusi, mi è scappato il dito. Ma che cosa crede? Che io non comprendo il suo risentimento? Dottoressa, sono stato anch'io giovane, lo sa? Avevo tanti ideali, tanti buoni propositi. E anch'io, come lei, volevo cambiare il mondo. Poi lo sa che cosa succede? Che alla fine lei si guarderà allo specchio e se non coglierà i segnali che la vita le suggerisce, si ritroverà a combattere contro i mulini al vento, come Don Chisciotte e cosa là, come si chiama? E Sancho Panza. Ehi, non mi ricordo mai il nome. Un successo incredibile. C'è la seconda serie? Eh? Penso proprio di sì. Penso proprio di sì. È un sì per noi. Lanciamolo nell'etere. C'è la seconda serie. Io però non lo so. Come tu non lo sai? E che ne so io? Ma qua si fanno fuori un sacco di attori all'improvviso. C'è chi muore che... Alle volte trovano il modo, no? Dice è morto. È morto, purtroppo è morto. Tu non sei morto in questa macchina. Serie, però. Non ancora. No? Non... Può darsi che esco la prima puntata, no? E la Tataranni mi dà una cosa in testa, il Pulcinella, quello che ho sulla scrivania, che è stato inventato da Francesco Amato, che voglio nominare, un regista giovane, ma... Bravo. Secondo me di grande carriera. E magari mi suona questo Pulcinella in testa. Francesco Amato, non farlo, anche perché, caro Francesco Amato, ti ricordo questo. Ah. Che qui qualcuno l'Oscar un po' l'ha vinto. Ma chi sta? È Bangarella che sta. Quello vero sarà lui, sarà Paolo Sorrentino, che ha già fa. Quello vero, sì. Carlo. Non hai ragione. Per quello resto, sta a Los Angeles. Se lo merita. Se lo merita, perché tra l'altro è venuto a vedere il mio spettacolo, lo dico con grande orgoglio. Beh, che bravo. Un atto di grande stima. Anche perché avrà un po' di impegni, immagino. E veniva un attimo da New York, ecco. Di passaggio, ha detto Carlo, vorrei vedere il tuo spettacolo, sono rimasto... No, devo dire, è un atto di grande stima, perché poi i colleghi, cioè chi fa teatro, chi fa cinema, non facilmente va a vedere
gli spettacoli magari di attori o di altri compagni. Beh, però tu sei stato Lello Cava nella Grande Bellezza, marito infedele di Yaya Forte, che è stata una delle mie ospiti preferite qui a Vieni da me, e la Grande Bellezza vince l'Oscar. Dov'eri quando... Lì no, lo so, perché c'erano solo tre posti, se ne è parlato tanto. Troppo, basta. Sì, va, troppo. Dov'eri? Cioè, eri a casa, ti hanno telefonato, te l'hanno detto, hai ma seguito la notte degli Oscar, non lo no, so. No, io non so, stavo dormendo. Dormivi, lo sapevo. No, però... lui dormiva. Cioè, o mi portate sto sveglio oppure dormo. C'ha ragione. Però intanto vedi che poi Dio vede e provvede, quindi lì dopo tanti anni mi porto a casa il figlioletto. Oscaruccio, me lo porto a casa. Ben meritato, devo dire, anche da parte mia. Ho partecipato, insomma, un minimo. Beh, un minimo. Un minimo, insomma. Vabbè, certo, rispetto all'altro dove eri Cirino Pomicino nel film Il Divo, sempre di... Eccolo qua, sempre di Sorrentino, il ruolo era sicuramente diverso, però qui secondo me non era facile fare una persona realmente esistita, esistente. Sì, questo è sempre molto difficile interpretare personaggi. L'hai chiamato Pomicino per dire fammi no. capire come sei? No. Ha chiamato lui a me. Che ti ha detto Pomicino? Dopo. Chiamato lui me dopo. Non era proprio entusiasta, diciamo così, di queste feste che rappresentavamo a casa sua. Però, insomma, è stato molto, comunque molto spiritoso e molto simpatico. Com'è? Perché è una persona intelligente, è ancora un grande politico, secondo me. E noi l'abbiamo rappresentato, grazie all'aiuto di Paolo, io l'ho rappresentato in maniera simpatica. Quindi è difficile che un politico ne esca in maniera vincente dal punto di vista della simpatia. E devo dire, mi sento responsabile in maniera positiva e quindi lui deve qualcosa a me, secondo me. Ah. Lo aspetto. Bene, buona epifania, Pomicino. Ecco. E se l'Oscar ce l'ha Sorrentino, un David Donatello come miglior attore non protagonista ce l'hai tu a casa tua con il film Noi e la Giulia. E devo dire che il momento della consegna proprio ti rappresenta. Sei tu. Sintetico, asciutto, ma commosso. Il vincitore miglior attore non protagonista 2015 è Carlo Bucirosso. Noi alla Giulia. Ma è sicuro? Sì. Allora? Veramente non me l'aspettavo. E poi magari dedicarlo ai miei genitori che non l'hanno potuto vedere e chi mi vuole bene in genere. E grazie a tutti voi. Talentuoso inconsapevole. Sì, probabilmente sì. Ancora. Ora, dicono. Attualmente, dico. Beh, sì, perché sempre stato coi piedi per terra, sai, non mi esalto mai più di tanto. Vabbè, hai vinto anche il Nastro d'Argento. Cioè, che altro cosa ci vuole per farti esaltare? No, vabbè, voglio dire, penso sempre di dover migliorare, di fare di più, insomma, di fare cose migliori. E di avere sempre avuto magari meno di quello che potrei, insomma. Ecco, cioè, nel senso, non mi sento arrivato. È ovvio. E poi vedo che c'è tanta concorrenza, ci sono tanti attori. Hai visto come era emozionato anche Nanni Moretti della fase. Allora, perché dice così? Perché rivediamo il filmato. Rivediamo il filmato senza l'audio. C'è un'inquadratura alla platea e si vede anche Nanni Moretti. No, ma la realtà è che io veramente non me l'aspettavo, perché c'è dei nomi. Cioè, c'era Nanni. Ma c'era anche Nanni Moretti, c'era? Sì, certo che c'è. Guardate questo momento, placido, felicissimo, lo bacia, lo abbraccia, lui va, perché è bello pensare... Oh, scusate, che ho detto? Placido, no, è amendola, no, veramente, cioè nella mia testa era amendola, ho detto placido, scusa l'epifania, la cazzo è arrivata, calo di zuccheri. E guardate l'inquadratura adesso, alla platea,
arriva quindi il ringraziamento di Carlo, che dice, boh, non so, non me l'aspettavo, ma siete sicuri? In maniera così molto modesta. E l'inquadratura arriva, vero? Ecco, fermo qui, fermo, Nanni. Ebbene, Nanni. Non ci aspettavo, non ci aspettavo. Ha vinto lui. Ma stiamo giocando. È un gioco, ovviamente, Nanni. Ha avuto tante di quelle soddisfazioni, ma poi innanzitutto fai il regista di cinema e già io non lo faccio, quindi già sta un gradino sopra di me, anzi parecchio. È collega di Moccia, perché anche lui è stato regista di cinema, ha incassato anche tanto, Moccia. Sì. E quindi Nanni, insomma, di soddisfazione ne avrà ancora come regista, ripeto, poi fare il regista di cinema è un passo che non ho fatto ancora e quindi già è tanto più su di me.